Venditalia 2022 continua, sono tante le persone che incontriamo nel corso dei corridoi, dei lunghissimi corridoi di Venditalia, e uno di questi è Carmine Rondinelli, il responsabile estero di Italfood SRL, proprietaria del marchio Dolce Vita. Carmine, è un piacere averti qui davanti alle camere di VendingTV.it. Ciao Fabio, è un piacere, grazie di questa opportunità, ciao a tutti. Il piacere è mio, perché appunto riuscire a dare voce di tanto in tanto anche a tanti amici che incontriamo fra una visita e l'altra negli stand di Venditalia è cosa gradita, è un momento anche di relax per scambiare una chiacchiera e far conoscere qualche volto nuovo a tutti coloro che ci seguono. Carmine, che cosa fai tu in Italfood, proprietaria del marchio Dolce Vita? Io mi occupo di creare partnership e collaborazioni all'estero. In questo momento è poco tempo che siamo worldwide con il nostro marchio Dolce Vita, che è il nostro principale marchio, e stiamo riscuotendo un notevole successo, e questo ci riempie di orgoglio, specialmente in un momento come questo, dopo 2 anni di pandemia, specialmente anche in una situazione come stiamo vivendo della guerra, dove le materie prime stanno crescendo ulteriormente, e quindi non è proprio un momento facile, però ci riempie d'orgoglio e ci fa sperare a un grande successo per il futuro di Dolce Vita e Italfoods. Ecco, diciamo che naturalmente il momento non è facilissimo, perché anche le materie prime talvolta non sono reperibili, o se reperibili fluttuano con i prezzi in modo assolutamente inatteso, non potendo poi consentire una costanza nel prezzo. Esattamente, proprio questo è il motivo, ma grazie alla proprietà dei fratelli Simondi, della famiglia Simondi, che stanno facendo notevoli sforzi per mantenere la qualità altissima, e questo ripaga perché il cliente torna felice da noi, vuole il nostro prodotto, specialmente all'estero dove è molto apprezzato, e vogliamo, il nostro vero goal è quello di ottenere lo stesso successo che abbiamo ottenuto in Italia, dove siamo ormai consolidati nel mercato dei solubili e nel caffè. Il marchio Dolce Vita è quello che avete lanciato da pochissimo sul mercato. Da cosa è costituito? Che tipologia di linea prodotti? Noi abbiamo 5 diverse linee, dove abbiamo 4 dedicate a solubili e tisane, e dove riusciamo a incontrare facilmente il gusto di ognuno e le esigenze di ogni cliente. Proprio per questo riusciamo a avere questo successo enorme, specialmente anche nel caffè, dove offriamo diversi tipi di packaging, sia in sacchetto che in tubi come l'Anespresso, e riusciamo a dare diversi tipi di materiale, quale compostabile, la plastica piuttosto che l'alluminio. Così riusciamo a ottenere questo richiamo da parte del cliente, che a oggi sta andando meglio delle nostre aspettative, più rose aspettative. Ecco, e ricordiamo infine che ha iniziato a lavorare con voi un noto personaggio del vending, Alberto Begotti, che ha preso la carica di responsabile vendite per l'Italia pochi mesi or sono. Pochi mesi, ma sta già facendo un grandissimo lavoro, e per me lui è sicuramente una figura importante, perché io, che ho meno esperienza ovviamente di Alberto è sicuramente un mio maestro su questo, che mi sta insegnando tante cose che io non sapevo, visto che lui proprio proviene dai solubili, e quindi mi sta aiutando parecchio anche all'estero. E oltre che all'Italia, per lui stesso sta facendo un notevole lavoro, si vedono dei risultati enormi, e speriamo che nei prossimi anni possa ampliare, estendere il nostro marchio anche dandomi una mano all'estero, ecco, perché l'estero comunque è molto grande, e quindi sicuramente ho bisogno del suo aiuto. Ecco lo vediamo negli scorsi secondi attraverso un'immagine di repertorio con una intervista realizzata proprio nel 2018 a Venditalia presso altro stand. Carmine, grazie per la collaborazione, è stato davvero un gran piacere incontrarti, fare la tua
comparsa su Vending TV, il tuo esordio televisivo. Ciao Carmine. Grazie mille Fabio, grazie a tutti, spero di incontrarti presto intorno, diciamo, in Venditalia o nelle altre fiere. Noi parleremo di Ital Food nei prossimi numeri di Vending News, la rivista della distribuzione automatica. Carmine, noi proseguiamo perché abbiamo davvero tantissime novità ancora da mostrare in video attraverso vendingtv.it.